Ciao a tutti da Michela. Ciao da Fabio. Vediamo adesso un video di una sequenza cervicale di mobilità. Esatto, vediamo qui tu Michela stai sollevando le braccia alla parete. Seduta sulla sgabello con una bella delordosi possibilmente lombare e anche cervicale. E poi vado ad effettuare delle rotazioni in espirazione, prendo aria quando mi trovo al centro ed espiro quando sono in rotazione verso il lato, sia a destra che a sinistra. Esatto, una rotazione destra, una sinistra, ritorniamo al centro e poi riportiamo le braccia lungo il corpo facendole sfiorare la parete. Nel sollevamento delle braccia i polsi, diciamo le mani, i polsi, i gomiti e le spalle sono allineati. Esatto, tutto ad altezza spalle, diciamo. Sì, l'ideale è effettuare questo esercizio magari di fronte ad uno specchio proprio per avere l'idea di quanto si sollevano le braccia e quindi avere la sicurezza di portare l'allineamento della spalla, del gomito e del polso. Sì, per avere un equilibrio migliore e quindi anche un'esecuzione più precisa di questo esercizio che andremo a ripetere per una decina di volte, molto lentamente, sempre facendo attenzione alla respirazione che sia controllata. Qua lo facciamo vedere più volte. Qui espirazione, ritorno, inspirazione e poi a sinistra prima di ritornare nuovamente con le braccia lungo il corpo. Sempre con l'attenzione alla delordosi. Esatto, senza perdere la delordosi cervicale, se no l'esercizio non è così efficace. Sì, perde un po' il significato. Va bene. Andate a cliccare sulle immagini e guardate altri esercizi sul nostro canale. Utili come sempre e semplici. E iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. Alla prossima, ciao! Ciao!